mese fa, senza fare nessuno sport, né amatoriale né agonistico, mi sono rotta il naso. In questi giorni, vedendovi, adesso parliamo di clavette, ho proprio chiesto, ma nessuno mai si è rotto il naso, nessuno mai ha avuto un oggetto di quelli pericolosi addosso? Sì. Perché è una domanda che penso tutti si facciano. Esatto, l'attrezzo più pericoloso effettivamente sono le clavette, perché appunto essendo di plastica dura, insomma, si lanciano in alto e ogni tanto purtroppo la traiettoria è anche sbagliata. È capitato di arrivare in diverse parti del corpo, però vabbè. La cosa più grave che è successa è stato, non a me personalmente, ma ovviamente alle mie compagne, magari una clavettata in testa, insomma, si è arrivati anche ad andare al pronto soccorso e mettere qualche punto, però vabbè, sono incidenti di percorso. Qual è il tuo attrezzo preferito? La palla, il mio attrezzo preferito è la palla, sì. E quello che proprio volendo vorresti evitare di fare, se c'è? Beh, volentieri il nastro, perché non sono molto bordata con il nastro. Come ti sei accorta di questo talento? C'è stato un momento preciso in cui da fare uno sport come tutti i bambini dentro di te hai sentito, caspita, ma questa è la mia vita? Effettivamente sono cresciuta in palestra, perché avendo mio fratello e mia sorella che facevano uno ginnastica artistica, l'altra proprio ginnastica ritmica, all'età di 2 anni e mezzo, 3, iniziavo a scalciare e a puntarmi i piedi per terra, che vedevo la mia sorella che insomma faceva ginnastica e volevo andarci anch'io, non vedevo l'ora. Questo almeno questo mi raccontava la mia mamma, che piangevo tutte le volte che l'accompagnavo in palestra, e ho detto va bene, adesso ti iscrivo in palestra così almeno stai tranquilla. Allora da lì ho iniziato, poi l'allenatrice sempre di mia sorella ha visto che comunque avevo talento, ero portata e ha voluto portarmi in agonistica e da lì è nato tutto. Questa storia mi ricorda un po' tutte quelle vicende in cui le amiche accompagnano altre amiche per fare un provino e poi l'amica che voleva farlo per non mille motivi fa un'altra strada e invece l'altra viene confermata. Cosa è successo in questo percorso a tua sorella? Nel senso che vi siete mai confrontate sul fatto che poi la vita ha portato la più piccolina a scegliere questa strada? È che vabbè, abbiamo 9 anni di differenza, quindi anche in questo sport non siamo mai riuscite a incontrarci tanto, però ho fatto anche qualche allenamento insieme a lei. Per me mia sorella era veramente bravissima, cioè faceva tante di quelle cose, io la guardavo come se fosse la più brava del mondo. Poi vabbè, invece ho scoperto che insomma era brava come ginnasta, però una ginnasta di società. Infatti anche lei ha smesso a 19 anni, poi ha iniziato a seguirmi un pochino anche come allenatrice. Poi è andata avanti qualche anno, poi lei ha cambiato vita, io invece sono andata avanti a fare ginnastica. Ti ricordi la prima notte fuori di casa al centro tecnico e comunque com'è stato il trasferimento? Io con la squadra sono solo con loro dal 2008, quindi insomma ero già grande, avevo una certa età, però mi ricordo benissimo i primi collegiali estivi, erano a Chieti nel 99 e quindi ero veramente piccola, insomma pensare di andare fuori di casa, lontana dalla mamma, stare 3 mesi così, insomma mi agitava un po' la cosa, però ero talmente contenta che comunque di questa chiamata con la nazionale che ero eccitatissima e quasi insomma la mamma ha iniziato a mancare dopo la prima settimana. E quale metodo hai usato per scacciare questa malinconia, te lo ricordi? Sì, all'inizio ero un po' disperata, nel senso che non riuscivo neanche a dirlo alle altre perché mi vergognavo, dicevo magari poi mi prendono in giro, insomma. Poi invece sono riuscita ad aprirmi e la mia compagna di stanza ha detto sì, però insomma mi piace stare qui, però mi manca tanto. La mia mamma dice anche a me. Allora siamo scoppiate a piangere insieme e in qualche modo è come consolarci. Senti, quanto spazio c'è nella tua vita per l'amicizia, perché evidentemente la squadra è una seconda famiglia, ma c'è modo di coltivare i rapporti delle persone conosciute prima di entrare in squadra? Sì, nel senso, volendo sì. Io ovviamente ho conosciuto tante persone nel giro di questi anni, anche perché ho cambiato anche parecchie scuole, insomma, sempre per il fatto della ginnastica. Ho conosciuto tante persone, però non si può tanto dire di vere amicizie. Di vere amicizie ne ho veramente poche, quelle che ho trovato sono state dentro qui. E immagino che ci siano degli equilibri anche delicati in una squadra, perché si è amiche, si è atlete, ci sono immagino anche delle sensazioni ogni tanto difficili, no? La sconfitta, la difficoltà magari di un allenamento. E qual è il vostro modo di rimanere insieme anche nella difficoltà? Che trucchi avete trovato per stare sempre nella pace, nell'amicizia?
La cosa più importante comunque è essere prima di tutto comprensivi, perché comunque c'è la giornata in cui una è più nervosa, la giornata che una invece è più allegra, quindi cerchiamo, siccome tutte proviamo le stesse cose in momenti diversi, ci capiamo molto e cerchiamo di aiutarci nel momento in cui una è un po' più triste o magari è sconsolata o in quel momento fa più fatica, c'è quella che magari invece è il giorno che sprizza di gioia, che comunque cerca di tirarsi il morale all'altra.